Buongiorno, noi siamo la squadra di Theaters with Illusion dell'Istituto Comprensivo di Sant'Antonio di Susa. Alcuni di noi frequentano l'indirizzo musicale e infatti accompagneranno con gli strumenti lo svolgimento dello spettacolo. Invece altri frequentano una classe 2.0 nella quale si svolgono attività di robotica fin dalla prima media. Oggi siamo qui per presentare la storia di Hansel e Gretel, persi nel bosco in cerca di salvezza e di una casa dove trovare sicurezza e affetto, proprio come i migranti che fuggono da stenti e guerre in cerca di salvezza e di una nuova casa dove poter vivere tranquilli. Abbiamo cercato di evidenziare questo paragone con un video che abbiamo programmato con Scratch, creando sfondi e personaggi. Noi abbiamo scelto questo pezzo della storia perché riprende il tema principale dell'Expo, che è l'alimentazione. Infatti, Hansel e Gretel troveranno la casetta ricoperta di cibo e penseranno di trovare la salvezza e un posto sicuro, ma riceveranno solo l'illusione, anzi, Sweet Illusion, come ricorda il nome della nostra squadra. Per il nostro spettacolo abbiamo utilizzato tre robot di tipo NXT per i personaggi principali e due Scribbler che simulano il movimento dei cespugli mossi dal vento. C'è anche un meccanismo realizzato anch'esso con i Lego NXT che farà aprire la porta e la strega, un mix di sensore di ultrasuoni, esce appena essa si apre. I robottini, Hansel, Gretel e la strega non sono costruiti secondo uno schema standard, ma sono rialzati e hanno tre modi diversi di aprire le braccia. Hanno anche tre programmazioni complete diverse. Adesso non vi anticipo più niente, vi lascio vedere il nostro lavoro. Buona visione. Siete pronti? 3, 2, 1, dell'estrema povertà della famiglia. Avevano molta paura. Gretel piangeva e Hansel cercava una via d'uscita. Oh Hansel, il bosco è così buio, io ho una fame. E se non riuscissimo a tornare a casa? Stai tranquilla Gretel, ti troveremo la via per tornare a casa. Non disperare, presto usciremo da qui. Ma proprio in quel momento, quando tutto sembrava perduto, i ragazzi intravidero una casetta fatta di dolci e mille altre cose squisite. Per i due bambini, vedere tutto quel cibo era un sogno, finalmente la speranza di una sicurezza. Gretel, guarda! Che fortuna! Questo cibo è tutto per noi! Che dolcetti meravigliosi! Ma la porta si spalancò e uscì un'anziana signora. Dai. Ah, ma che bei bambini! Entrate! Dai, Gretel, entriamo! Ma quella che pareva una dolce vecchietta in realtà era una strega malvagia che voleva mangiarsi i due fratellini. Oh, Hansel, per noi alla fine! Questa signora sembrava così amichevole, guarda, ci vuole mettere nel forno! Ma grazie all'astuzia di Hansel, i due fratellini scapparono e trovarono la salvezza. Da quella brutta esperienza, i due bambini impararono a non farsi sedurre da falsi amici e a non perdere mai la speranza. Ora non ci dovremo più ingannare così facilmente e sappiamo che uniti ce la faremo sempre.